Siamo allo stand redazione di Ruminanzia, alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, edizione 2018. È un contesto importante che ha scelto Zoedis per il lancio italiano di un prodotto di cui tutti noi abbiamo molta aspettativa, che è il Clarify Plus. È il contesto interessante e importante perché è il lancio al settore zootecnico, nel settore degli allevatori. Una parte dei veterani boiatri sono stati informati in più occasioni. Chi abbiamo qui con noi? Abbiamo Barbara Liotto, Business Unit Director Livestock Zoetis Italia, alla quale poi chiederò di spiegarci bene in italiano questa funzione, perché molti dei nostri lettori non hanno la dimestichezza con la lingua italiana, e Francesco Latorre, Marketing Manager Ruminanti BU Livestock Zoetis Italia. Comincio con Barbara, quindi grazie di aver accettato il nostro invito, anche perché è il lancio di un prodotto importante per la nostra zootecnia. Per cui, grazie a voi. Allora, Zoetis è leader dell'innovazione nel settore della salute animale e quindi lancia questo Clarify Plus, che è un test genetico per gli allevatori di vacche da latte e che in qualche modo ha creato un'attesa, un'aspettativa. Per cui, qual è il vero valore aggiunto, Barbara, di questo test? Clarify Plus è il primo ed unico test genomico che fornisce agli allevatori di vacche da latte delle informazioni finora non disponibili sul mercato, informazioni sui tratti di salute associati alle malattie più importanti e diffuse in allevamento. Queste informazioni in Clarify Plus si uniscono ad informazioni importanti relativamente alla produttività e alle performance, quali produzione, longevità e facilità del parto. Ok Barbara, grazie di questo. Francesco Latorre, quanto è importante, Francesco, la raccolta dei dati negli allevamenti per analizzare la produzione, ma soprattutto verificare lo stato di salute? Questa è una domanda che io sto leggendo, lettori di Ruminanzia, ma una domanda importante, perché la genotipizzazione è chiaramente desta molto interesse, perché noi soprattutto in questa fiera stiamo decidendo delle scelte importanti, però l'importanza del dato fenotipico italiano, soprattutto nella selezione genomica, ha scaturito in noi molte perplessità, mentre voi avete premuniti di raccogliere molti fenotipi prima di lanciare un test genomico di questa portata. Ma vorrei Francesco, che lo spiegassi meglio ai nostri lettori questo. Sì Alessandro, grazie. Allora, la raccolta dei dati è importante non soltanto dal punto di vista di fenotipi e quindi raccolta di quelle che sono le informazioni disponibili oggi nel database Zoetis su cui poggia tutta la struttura di Clarified Plus, ma è importante anche la raccolta dei dati per quanto riguarda la salute degli animali. È un aspetto fondamentale su cui Zoetis sta lavorando da tempo, includendo il veterinario come figura cruciale di questa importante osservazione degli animali, perché Clarify Plus, avendo come unicità l'informazione relativa alle malattie del periparto, metaboliche, come sai benissimo anche tu, è fondamentale che ci sia un database in allevamento utilizzando le software aziendali per tracciare, per verificare quello che è lo stato di salute degli animali al giorno zero, verificandone poi l'andamento positivo grazie a quella che è la selezione o la scelta degli animali più in salute o quelli che sono più resistenti a queste patologie. Quindi è un dato aziendale, è un dato ufficiale, è un dato clinico che serve al veterinario e all'allevatore. Non è un dato bibliografico, che è molto importante molto questa importante differenza, che vi chiederei come raccomandazione di rivista di settore di sottolineare molto, perché non è una differenza formale. Una seconda domanda per Barbara. L'individuazione degli animali più produttivi è stata ed è tuttora la vera sfida del mondo dairy italiano. Con Clarify Plus è inoltre possibile scegliere le femmine più resistenti alle malattie più diffuse in allevamento. Come si lega la disponibilità di tutte queste informazioni alla creazione di un allevamento più sostenibile, che poi certo è la parola chiave, questo, assolutamente, Barbara? Assolutamente. Sappiamo che oggi l'allevatore si trova di fronte a delle sfide importanti, fluttuazione dei costi, così come l'attenzione continua e costante all'utilizzo degli antibiotici.
E quindi tutte queste cose, queste sfide, così come altre, sono le sfide che possono minare, diciamo, la capacità e la possibilità dell'allevatore di mantenere un bestiame sano e produttivo. E attraverso i dati del test Clarified Plus, l'allevatore può effettuare delle strategie, quindi lavorare su strategie di rimonta che consentono di identificare gli animali più resistenti, per esempio, a delle malattie, e di conseguenza ad avere un bestiame più sano e più produttivo. Questo è il motivo per cui si legano le informazioni. Una seconda domanda, Francesco. Quindi Zoetis e questo prodotto Clarified Plus aiutano l'allevatore a vederci poi chiaro, no? E a capire quali sono gli animali più sani. Cioè quelli su cui poi alla fine fondare l'azienda, quelli che una volta chiamavamo gli animali di fondazione, cioè gli animali sostanzialmente sui quali fare i maggiori investimenti in genetica, che negli ultimi anni non abbiamo più potuto fare questo. Ma quali sono però i tempi necessari per toccare con mano questi risultati? Perché comunque la genetica, e quindi in questo caso la genomica, comunque ha i suoi tempi. Assolutamente, Alessandro. Fondazione sì, però probabilmente è meglio parlare di rifondazione, nel senso che noi vogliamo che i nostri allevatori e i veterinari abbiano l'accuratezza del dato relativo ai tratti sanitari delle femmine, parliamo di manze e vitelli appena nati, per poter poi pensare a quella che è la popolazione futura in produzione. Questo richiede una tempistica intorno ai 2-3 anni, per cui è necessario lavorare con grande attenzione su quelli che sono realmente gli animali pronti a far parte di quella che sarà poi la squadra e il team di bovine da latte del futuro. Quindi dopo 2-3 anni si potranno vedere i risultati in termini di produzione, ma soprattutto di sanità della mandria, quindi con un utilizzo responsabile di quelli che sono i farmaci e una cura di quelle che sono le patologie, le 6 patologie per cui Clarified Plus è validato anche qui in Italia. Bene, quindi sfide importanti, grazie e vi seguiremo sicuramente costantemente. Grazie a voi.